Fortunatamente, come tutte le altre, abbiamo imparato dal periodo negativo comunque che poco e niente ci deve destabilizzare. Questa è una partita per noi molto importante, sicuramente perché ci può dare può far sì che riusciamo a concretizzare quello che potrebbe essere un miracolo, tra virgolette, miracolo gigante sportivo. Quindi abbiamo grossissima chance di aggiudicarci una posizione tra le prime sei già domenica, e in più abbiamo anche il senso di responsabilità nei confronti dei nostri tifosi, che sappiamo benissimo attendono questa partita come una svolta cruciale appunto della stagione. Finale di campionato thrilling, insomma, 180 minuti tutti da vivere. Siete stati protagonisti di una grandissima rincorsa, però fino alla fine non è detta l'ultima parola. È un po' quello che sta capitando anche al Sassuolo, che è con un piede in Serie A da mesi e mesi, però ancora non lo è, ed è a rischio, insomma. Sì, beh, questo è interessa, tra virgolette, più voi e più chi guarda il campionato. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi, ci mancano 3 punti per fare qualcosa di straordinario. Concentriamoci, focalizziamo tutte le nostre energie, anche quelle mentali, anche quelle, soprattutto quelle fisiche, per raggiungere il prima possibile. E poi, logicamente, una volta che faremo questi 3 punti che ci potranno garantire una posizione tra le prime sei, allora sì, ci potremo anche noi divertire a guardare quello che succederà, se ci saranno i playoff, se il Sassuolo vincerà il campionato. Ma a oggi non ci deve, non ci può interessare, perché rischierebbe solo di farci perdere qualche energia mentale. Le due sconfitte in casa hanno diversi alibi, perché a Modena c'era la stanchezza, col Bari c'è stato un super lamanna, però a livello mentale non è che magari appena voi vi siete accorti che la rincorsa del Novara non portava alla salvezza dei playoff, magari abbiate un attimo diminuito mentalmente per essere magari poi pronti al 100% per i playoff? No, guarda, innanzitutto di alibi non ne abbiamo, nel senso che ci possono essere ragioni diverse che hanno portato alle sconfitte, però sicuramente non dobbiamo crearci degli alibi, anche perché non lo facevamo quando le cose erano ben più negative, quindi non tendiamo a farlo sicuramente ora. No, inconsciamente sicuramente abbiamo speso tanto in questa grandissima rincorsa, però invece che toglierci qualcosa sono sicuro che ci abbia dato qualcosa a livello mentale. Io tutti i giorni ho la testimonianza di una grandissima carica, di un grandissimo spirito agonistico ancora che è presente in ogni componente di questa rosa. Quindi, nel senso, mentalmente stiamo molto molto bene, ma è normale che sia così. Dopo quello che abbiamo passato nei periodi bui, trovarsi adesso a 3 punti da matematica certezza di poter fare i playoff è qualcosa di entusiasmante. Dopodiché, dicevo prima, le ragioni della sconfitta possono essere molteplici. Abbiamo sbagliato sicuramente qualcosina, stiamo lavorando per migliorarci, però insomma l'aspetto mentale in questo momento per la squadra è ottimale. No, come ripeto, abbiamo la fortuna di dipendere solamente da noi stessi. Siamo messi in questa condizione, che è una condizione di privilegio. Continuo a ripetere, ma insomma, è una fortuna visto quello che abbiamo passato a cavallo tra ottobre e novembre, e quindi dobbiamo solo. Io penso che avremo settimanalmente in queste due partite 3 obiettivi. Il primo, non risparmiarci e dare tutto in campo. Il secondo, cercare di fare un'ottima prestazione nelle due partite. Il terzo, vincere una partita. Nel momento in cui, come domenica, come sabato scorso, riusciremo a centrare 2 di questi 3 obiettivi, poi penso che il risultato sia una conseguenza. Io penso che sabato abbiamo dato tutto in campo, siamo usciti stremati, abbiamo anche disputato una discreta prestazione, non sicuramente un'eccessa partita, una discreta prestazione. Se lo faremo anche sabato, sono sicuro che ci guadagneremo i playoff e potremo anche non guardare Varese o Brescia, quello che faranno. Ripensando anche alla gara d'andata, cioè troveremo secondo te una Provercelli che bagnerà più alla fase difensiva, oppure ormai visto che non hanno più obiettivi cercheranno di conquistare questa vittoria che per loro come reputazione però li prende poco? No, io sono sicuro che loro cercheranno vittoria anche per regalarsi quest'ultima soddisfazione, visto che il campionato purtroppo per loro è stato amaro appunto di soddisfazioni. Io ho sentito un amico che
che gioca Vercelli già un mesetto fa e loro si avevano già in testa di rovinarci la festa playoff, questo per dire con che spirito ci aspettano. Noi lo sappiamo, ne siamo consapevoli anche dei nostri valori, quindi sicuramente non ci aspettiamo una partita semplice, ma siamo anche carichi e convinti di avere le carte giuste per fare un'ottima prestazione. Sì, no. Mi fa sempre sorridere, anche all'andata ho ricevuto un sacco di domande, come vivi questa partita da ex, com'è essere l'ex, perché l'ex, ma cioè, non lo dico con presunzione, ma cioè, non posso considerarmi un ex, nel senso l'almanacco dice che sono un ex, però non posso mettere sul piatto della bilancia quello che ho vissuto e trascorso e ho condiviso Novara con quello che ho passato a Vercelli, insomma, due pesi specifici totalmente diversi, quindi nel senso tornare su quel campo lì con la maglia del Novara non è che la vivi con determinata emozione piuttosto che pressione. Per me è una partita come tutte le altre. 10 mesi, sono arrivato il 31 agosto e sono andato via al termine dei playout che fortunatamente avevamo vinto, quindi 10 mesi. Ho fatto un 26 partite, mi sembra, 25-26 partite, era allora 7, 8, 9 anni fa. Sì, non lo so pure di preciso, però sì, indicativamente dovrebbe Esattamente prima di essere. No, ho fatto là, poi sono andato a Montevarchi e poi sono venuto qua. Sì. è stata un'esperienza comunque che ti è servita per la tua valorizzazione. Per esempio, una cosa curiosa, mi sembra che fu Borgo, no? Che Sì. ha fatto la tua causa. Lui ti aveva visto qui a Vercelli o non ti aveva visto? Lui mi aveva già visto a Vercelli e poi però mi ha seguito più specificatamente a Montevarchi perché poi Filippi, che era l'allora allenatore da Vercelli, amico di Borgo, e poi mi ha portato lui a Montevarchi, quindi sì. Filippi a Vercelli era subentrato e poi lui mi aveva portato a Montevarchi. Eravate in C2. C2. Sì. E come dicevo prima, nel senso sono. Ci vuol dire chi è quello lì, che è il tuo amico che gioca nel palestrante per Sì, no, un mio ex compagno anche. Uno ce n'ho, Scavone. Scavone, Scavone. No, due ne conosco bene. Uno Valentini perché è del mio paese, però non lo sento. Valentino è il tuo Se. paese, ma Cristiano c'è già comunque No, l'altro, sono arrivato l'anno dopo, mi sembra. Sì, Valentini è del mio paese e invece Scavone abbiamo condiviso un anno bellissimo, quindi ogni tanto lo sento. ma con Valentini ti senti spesso? No, non tanto. Ma Con sono Scavone come sentito funziona? 2 o 3 volte. Scusa. Prego. È stato un passaggio che non abbiamo capito, che era arrivato qui con grande speranza, ha fatto anche bene, mi pare. Sì, ha fatto bene. E poi andò via così, Ma non se ne è mai parlato. ci siamo interrogati tutti a dire la verità, tanto ormai nel senso del passato si può anche commentare sull'operazione di mercato Scavone, però è tutto riconducibile a un'altra dirigenza, quindi cioè, non posso commentare, però secondo me era un ragazzo che meritava. Meritava, sicuramente l'anno scorso in Serie A probabilmente non lo reputavano pronto, ma non so, tutti preventivavamo per lui un prestito, magari in Serie Cadetta, invece si è svincolato, fatto rescissione del Bari, poi gli ho offerto il contratto. Sì, non avevo capito il perché sinceramente non si volesse investire su un ragazzo che secondo me comunque ha qualità tecniche ma anche morali, perché è un bravissimo ragazzo, importanti. Bravissimo, sì. Anche perché l'avrebbero acquistato già l'anno precedente, Sì. l'anno, quindi voleva dire che la società ci puntava sul suo Sì, allora, la fortuna penso, vabbè, poi nel senso non è il mio territorio, quindi non ci vado molto coi piedi di pombo, però la fortuna di questa società è che ognuno i compiti sono ben divisi, quindi l'area tecnica è gestita sempre penso, dal direttore sportivo o tecnico. Io Scavone l'aveva preso, penso, l'allora direttore Pasquale Sensibile. L'anno successivo non era più a capo dell'area tecnica, quindi hanno fatto altro tipo di valutazione. Penso la scelta sia riconducibile solo a quello. anche se sei un ex, Tra però virgolette. sei uno di quei giocatori che sanno che cosa significa questo termine. Penso a te, penso a Raffaello Rubiera,
Sì. Sì, io non ce l'ho ancora, però si narrano ancora le gesta di quella. Sì, no, ma già l'andata si ricordavano appunto le gesta di Raffaele in quella partita. E quindi, no, anche lui sente particolarmente la sfida, il derby, ma di riflesso un po' tutti, perché comunque è una partita, come dicevo prima, che ha una valenza determinante, fondamentale per due punti di vista. Una proprio a livello nostro di squadra, perché ci potrebbe dare, ripeto, la matematica certezza di aver fatto qualcosa di straordinario, e due, regalare un sogno e un'altra soddisfazione a tifosi che comunque oggettivamente se la meritano. L'infortunio è risolto? Sì, sì. Sì, faccio gli scongiuri. No, sto bene. Ho fatto 90 minuti sabato, ho reagito penso abbastanza bene, quindi. Come? Aga, se garantisci lei, penso che sia stata perfetti. Sì, sì, sì. Discreti. Sì, assolutamente. La discrezione sì, è stata ottimale. Certo, c'è anche chi mi chiede, ma cosa è successo a Matera settimana scorsa con la partita?